Lodi che si presenta a Scandiano con il 54 Adrià Català, con il 6 Andrea Malagoli, con il 7 Giulio Cocco, con il 9 Domenico Illuzzi, col 14 Alessandro Verona, con il 16 Mattia Gori, col 19 Luis Carlo Querido Carvalho, con il 71 André Pinto, con il 77 Francesco Compagno, con l'85 Mattia Verona. Entra in campo anche Scandiano, l'allenatore è Nuno Resende, entra in campo anche Scandiano in attesa di un giocatore che deve ancora entrare. Eccolo, Roberto Crudeli, applauditissimo da tutte le tifoserie, batte la stecca per ringraziare tutto il pubblico scandianese, lodigiano, un pullman da Forte dei Marmi. Lo vediamo emozionatissimo come non mai, l'abbiamo visto poche volte emozionato Roberto Crudeli, che fa un giro di campo iniziale salutando tutti i suoi tifosi, i tifosi avversari, che poi ricordiamo che è stato un beniamino anche a Lodi. Saluta il pullman venuto da Forte dei Marmi appositamente, 1-1, lo vediamo, anche i tifosi scandianesi ovviamente, sorridente, emozionatissimo. Questa è l'entrata di Mister Crudeli questa sera e l'evento è questo, non tanto la partita, almeno la parte scandianese con salvezza già raggiunta. La formazione scandianese con l'1 Fabio Erico, con il 7 Tommaso Marchesini, con l'11 Romeo Danna, con il 9 Capitano Alessandro Franchi, con il 4 Edoardo Pilati, con il 37 Victor Crespo Oliva, con il 55 Marc Gomez, con il 96 Giorgio Maniero, il 5 Roberto Crudeli, ultima volta da giocatore, e il 27 Simone Scantriti, allenatore, manco a dirlo Roberto Crudeli. Spoliva. Ricordiamo anche il palmarès di Crudeli, 6 scudetti, 3 Coppa Italia, una Supercoppa italiana, una Supercoppa portoghese, tanto per dire qualcosa. Poi se vogliamo abbassare il livello, 2 mondiali, un europeo e un terzo posto, vale a dire medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Barcellona. Rido. Palla in mezzo, deviazione di Pinto e rete. Credo ha buttato la palla in mezzo, un po' palombella, ha trovato la deviazione di Pinto, davanti rollato da Pinto. Crespo, tiro di Crespo, gol! Gol di Crespo, pareggia Crespo per Scandiano e va a festeggiare con Crudeli e i suoi compagni, con il suo pubblico. All'indietro per Illuzzi, blocco di compagni, tiro di Illuzzi, gol! Gol di Illuzzi da lontano, dalla distanza, forse Enrico Coperto. Romeo Danna, rigore intanto, abbiamo visto per una spinta, se non abbiamo visto male, di compagno. Parte Crespo, traversa, riprende la palla Crespo, doppio gancio, perde un po' di tempo, un po' troppo. Non riesce, finisce un bel primo tempo. Lodi avanti sul 2-1. Grande cornice di pubblico stasera per salutare, lo chiamiamo Mister Crudeli, ma stasera non lo vogliamo chiamare Mister Crudeli, ma il giocatore Roberto Crudeli per l'ultima volta. Quintetti in campo e già pronti agli ordini di Andrisani e Canonico. Da una parte 5 anni di carriera per Roberto Crudeli, dall'altra parte bella palla di Illuzzi e dal lato opposto è Pinto a colpire il parte Crespo, cerca un po' di velocità Crespo, cerca il soluzione centrale, palo, si è guadagnato lo spazio per il... Sfrutta il blocco, palla in mezzo per Danna e gol di Danna. Ha sfruttato un doppio blocco Crespo e ha messo la palla in posizione 6, dove Danna ha colpito porta vuota. E dopo 2 minuti e mezzo all'inizio del secondo tempo, Scandiano ha riaccorciato le distanze. Scandiano 2, Lodi 3. Ancora Crespo caparbiamente per Franchi. Tutto regolare, attenzione 2 contro 1. Gol di Pinto, gol di Pinto. Fallo di squadra fischiato a Illuzzi con un po' di ritardo. E Lodi arriva a 10 come falli di squadra, quindi ci sarà la punizione di prima per Scandiano. Riparte il conteggio, solita finta di tiro. Gancio che è finito largo. Arica su Carrido, palla all'indietro per Cocco. Tiro di Cocco, anzi è un passaggio per Illuzzi che si è liberato da dietro porta, questo è un gran gol, che subito dopo gol di Illuzzi ancora, tiro da lontano,
sul primo palo, vera saetta questa. Cominciano i cori per Crudeli. Vediamo se Lodi affonda o se smetterà di giocare. Sono tutti pronti per festeggiare. Lodi perché ha vinto la partita. E Scandiano perché deve dare l'addio a questa leggenda dell'hockey. Tanto gol di Verona che buca Errico. Non sappiamo esattamente cosa succeda perché no. Sicuramente vediamo che si consegnerà qualcosa. Applauso di tutto il pubblico al quale ci uniamo anche noi. Saluta tutto il pubblico, batte la mano sul cuore anche per i tifosi lodigiani, per il quale è stato un beniamino negli anni passati. Va a stringere le mani, prende una sciarpa e se la indossa. Molto emozionato Roberto Crudeli. Quando subito sono preparato non ci posso. Intanto grazie a tutti per essere venuti stasera. Era importantissimo per me. Quindi questo è un ringraziamento dovuto a prescindere di tutte le persone che mi sono
Non so cosa, però molto poi la sua